Ciao ragazzi, per uh, Un Crimine al Giorno, 25 aprile con il Teo Crack Apart, oggi discutiamo di una delle tante teorie, eh, diciamo, alternative, ma interessanti, sullo sviluppo e poi sulla diffusione. Del virus dell'HIV che purtroppo conosciamo bene essere il virus che ha provocato un'epidemia a partire dagli anni '80 di AIDS in tutto il mondo. Ecco la teoria di cui discutiamo questa sera, si basa principalmente eh, come diciamo, riferimento o suggerimento per una ricerca da parte vostra sul libro di, eh, del giornalista Edward Hooper, inglese autore del libro The River il eh, fiume in cui si tratta esattamente del fiume eh, Congo e delle zone in cui è stato sviluppato come alternativa alla visione scientista eh, e scientifica, eh, diciamo più diffusa, lo sviluppo di un vaccino eh, sperimentale anti-pollio che potrebbe essere sostanzialmente il eh, principale eh, motivo del, dei primi contagi che sono venuti proprio in quelle zone del Congo e in particolare del primissimo contagio che fa riferimento alla data di oggi per quello che riguarda un crimine al giorno, cioè quel fatidico 25 aprile del 1959. Mentre l'ipotesi più comunemente accettata riguardo all'origine dell'AIDS è sempre quella del virus del SIV, cioè il virus dell'immunodeficienza delle scimmie, che sarebbe passato dai primati eh, non umani fino all'uomo in maniera non acclarata, per esempio attraverso un contatto. Casuale piuttosto che un morso, o un pasto addirittura consumato assieme. Secondo Upper, invece, la scintilla principale dell'epidemia sarebbe stata l'involontaria o addirittura volontaria, se vogliamo spingerti oltre per altre questioni relative eventualmente all'industria farmaceutica, eh, di eh, tessuti di scimpanzé malati di, eh, che venivano utilizzati praticamente per lo sviluppo di un vaccino antipolio sperimentale che veniva chiamato CHAT. E che Veniva sviluppato nella zona di studio dell'americano Hilary Koprowski, di cui vi faccio vedere tra l'altro una foto di ingresso alla zona. Insomma, vi faccio vedere una foto che eh, rappresenta mh, esattamente quelle che erano le zone vietate all'ingresso per la missione di Koprowski, per la missione di sperimentazione relativa al vaccino antipolio. E sono sostanzialmente delle zone in cui dal 1957. Al 1960 è stata portata avanti questa eh, operazione di sviluppo di vaccini e sono stati praticamente iniettati con questo tipo di medicinale circa un milione di africani. Guarda caso esattamente nelle zone in cui sono avvenute tutti i primi contagi e in particolare quello simbolico, il primo di cui parliamo oggi. Questi vaccini della poliomelite erano coltivati quasi sempre su un sustrato di cellule che veniva prelevato direttamente dai reni di scimmie, in particolare dai reni di eh, parecchie centinaia di scimmie che parevano essere estremamente eh, come dire, pieni di eh, quel virus SIV che è l'originario, il familiare di quello che sarà. Poi il virus dell'HIV. La, la sovrapposizione nella ricerca del nostro giornalista eh, fra le località e la correlazione, di, eh, la correlazione eh, in virologia di quella che è la distribuzione del, del chat con i primi contagi di HIV paiono avere una coincidenza pari all'85% dei casi sviluppatesi. Quindi, questa ipotesi del vaccino, che ovviamente non è stata assolutamente presa eh, come dire con simpatia dalla comunità scientifica ma questo ovviamente ce lo aspettiamo per ovvi motivi effettivamente è un po di più ecco che una teoria tra quelle che vengono considerate complottiste e poi comunque io ci tengo a definire sempre e la parola complottista soprattutto ai termini ai giorni nostri sembra essere la, una parola legata sicuramente a qualcuno che vuole guardare la realtà da più prospettive o perlomeno vuole considerare la Propria prospettiva o quella di un altro semplicemente come diverse prospettive soggettive eh, che eventualmente vanno integrate per ottenere un pochettino di oggettività rimane il fatto che ehm, sebbene la comunità scientifica e ehm, in particolare la Royal Society britannica abbia dedicato almeno due anni allo studio di una serie di campioni di questo vaccino sperimentale chat che era stato prodotto in congo eh, andando a rilevare che non c'erano praticamente nessuna traccia di questi virus né tantomeno nessuna traccia di materiale organico di scimpanzé ovviamente gli studi di UPER hanno portato anche a far notare alla comunità scientifica internazionale che guarda caso quelle copie del vaccino Chat che sono state studiate per ottenere questo tipo di diniego in realtà erano state prodotte in America e non avevano nulla a che fare con tutte quelle copie che sono state invece prodotte negli anni 50 di in, presso Kisangani che è l'ex Stanley Gill nella Repubblica Democratica del Congo unitamente dalla, eh, dalle risorse di ricerca Koprowski e dallo scienziato belga Paul Osterey, che dirigeva il laboratorio di microbiologia dedicato allo sviluppo delle colture renali di queste scimmie proprio per la creazione di questi vaccini sperimentali che dovevano innanzitutto essere eh, come dire provati ovviamente in loco e poi esportati eventualmente nell'arco eh, cioè in giro per tutte le comunità del mondo occidentale. Eh, Osterit ha negato effettivamente di aver di essersi dedicato al, allo sviluppo di questi vaccini dicendo che sostanzialmente non aveva i mezzi, aveva un laboratorio di microbiologia che non era adeguato, ma in realtà tutto ciò è stato assolutamente eh, negato dalla maggior parte dei collaboratori che hanno lavorato con lui, e eh, soprattutto evidentemente la segretezza che gli veniva imposta a questo tipo di ricerca era sia dovuta alla gara che veniva fatta con altre compagnie, per esempio con la compagnia di Sabin e altri biologi che erano impegnati a sviluppare praticamente vaccini per la distribuzione mondiale. e Questo era stato praticamente questa segretezza, era imposta da questa gara, ma era imposta anche dalla possibilità, e qui entriamo nell'ambiente un pochettino più complottista che effettivamente ehm il fatto che questo tipo di colture renali degli scimpanzé contenessero il virus HIV in queste quantità capaci di sviluppare eventualmente una mutazione quindi l'HIV nell'uomo fosse effettivamente già nota qui entriamo addirittura quindi nell'ambiente in cui Upper sta incominciando a parlare che quel, del fatto che quei 600 e più scimpanzé detenuti da Osterhead nelle prime parti, esattamente nel primo anno e mezzo di studio e di sviluppo di questi vaccini della poliomielite, fossero addirittura non solo utilizzati per eh, sviluppare il vaccino, come dire, eh, in maniera eh, fin troppo conscia del fatto che potesse contenere uh, del, del, del materiale ecco uh, di tipo virologico piuttosto rilevante ma che questo potesse addirittura scatenare con l'inoculazione dell'uomo una variazione tale da favorire evidentemente il mondo della farmacologia questo è un discorso che ovviamente andiamo ad aggiungere come riflessione su questo, io voglio innanzitutto per il giorno del 25 aprile 25 aprile 1959 Primo caso ufficiale di AIDS, al di là di quella che è stata riconosciuta come un'epidemia solamente a partire dagli anni Ottanta, io voglio proporvi questa riflessione perché tutte le negazioni di e piuttosto che della ricerca Koprowski sono evidentemente assolutamente, eh, come dire, contraddette da quelli che sono gli studi del nostro, eh, del nostro amico. Eh, Hooper che ha scritto questo libro che io vi consiglio fortemente di leggere e di studiare per dare, come dire, un senso alternativo. Possibile all'origine di eh, una delle malattie, se non la malattia più terrificante del secolo. E soprattutto mirata eh, sicuramente a flagellare tutta una serie di persone a livello sociale che appartengono sicuramente ai giovani, per esempio, che facevano uso di droga, piuttosto che a una certa quantità della. Eh, della comunità eh, omosessuale mondiale, ma che poi ovviamente, come si poteva presumere, ha fatto il salto in termini eterosessuali, sappiamo benissimo, in maniera allargata e anche con nessun tipo di relazione con le droghe ed è diventata una vera e propria epidemia che guarda caso, guarda caso nutre l'industria farmaceutica in maniera esagerata, perché questa ovviamente è l'ultima pennellata che io vi do relativo a questo piccolo spunto che vi do per il 25 aprile ed è quella ed è la solita. Se non ci fossero le malattie, le industrie farmaceutiche morirebbero così come se non ci fossero le guerre, le industrie che fanno armi non produrrebbero armi. Questo è il mio ovviamente riferimento per la giornata, questo è il crimine di oggi, 25 aprile 1959, ma dietro questo primo teorico contatto. E eh, produzione, ecco, comparsa del virus dell'HIV nell'uomo c'è dietro probabilmente molto, ma molto, ma molto di più da approfondire. Io vi ringrazio e come al solito ci vediamo domani con un'altra pillola di crimine alla botteguccia dei sigilli. Ciao, ciao.